Sicuramente si tratta di una delle pietre su cui vogliamo costruire la nuova organizzazione giudiziaria del Canton Ticino, cogliendo l'opportunità offertaci e voluta dal Canton Ticino, ma offertaci dalla Confederazione con l'insediamento del Tribunale Penale Federale a Bellinzona. Abbiamo un nuovo gioiello, vogliamo svilupparlo proprio portando qui a Bellinzona la prima istanza penale, quindi il Tribunale Penale Cantonale, ma anche aggiungendo in un unico stabile anche l'attuale Pretura Penale. È un obiettivo che abbiamo già parzialmente raggiunto, visto che in alcuni casi siamo riusciti a far scontare la pena a cittadini bulgari nel proprio paese d'origine, ma anche a cittadini italiani. Ovviamente tutto si fonda su un aspetto di volontarietà da parte del condannato di espiare la pena nel proprio paese d'origine. Questo diventa più problematico quando poi le condizioni nel paese d'origine sono ben differenti dalle nostre. Siamo riusciti perlomeno a incontrare la Commissione cercando di spiegare loro e cercando anche di dimostrare l'apertura del Dipartimento su quegli aspetti che loro segnalavano come critici. D'altra parte però dobbiamo risolvere alcuni aspetti. Il primo che ho posto sul campo è quello di volere entrare in materia. Se non c'era la volontà di entrare in materia per risolvere un problema, per permettere allo Stato anche di essere più presente, più incisivo anche nel controllo, può passare unicamente attraverso un sistema di autorizzazione, ed è quello che abbiamo proposto con questa legge, che alla fine mette sotto pressione i gestori dei locali erotici, che alla fine sono un posto in cui si può controllare meglio questo fenomeno, proprio perché se viene polverizzato negli appartamenti diventa molto più difficile ed è lì che si annida invece il maggior rischio. Se il Consiglio di Stato non avesse preso questa decisione di portare in consultazione e quindi di sentire volutamente il parere dei municipi, non si sarebbe comunque mai arrivati a un risultato che fosse già condiviso tra cantoni e comuni. Quindi è giusto che il Consiglio di Stato abbia espresso la propria visione, dove dice: vogliamo 23 comuni, ma non li vogliamo solo perché vogliamo ridurre il numero di comuni, perché vogliamo dei nuovi comuni in Canton Ticino che siano in grado di essere dei partner forti sul territorio, soprattutto dei partner per i cittadini, ma anche per le aziende. Siamo coscienti che si tratta di un dossier che è sempre stato presente, ma che ha sempre avuto difficoltà a passare, anche perché spesso ci sono altre priorità d'azione dello Stato. Attraverso la sicurezza non si tratta unicamente di intervenire col rafforzamento del numero di effettivi di polizia, ma si tratta di migliorare una condizione quadro del nostro territorio che deve essere comunque salvaguardata. Sulle risorse da trovare abbiamo già cercato di fare degli sforzi all'interno del Dipartimento, ma ovviamente dovremo cercare di adeguare ulteriormente quello che sono le disponibilità finanziarie per il Dipartimento, che, lo ricordo non da ultimo, è il secondo contribuente all'interno dell'amministrazione cantonale, grazie anche all'imposta di circolazione in particolar modo. Ovviamente bisogna porsi nell'ottica del cittadino, e credo che sia l'aspetto più importante, anche perché il cittadino non vuol sapere chi interviene, ma soprattutto come e in quanto tempo interviene una pattuglia quando lui chiama per una necessità. Ma penso che sia anche un aspetto che dobbiamo ricordarci, che la polizia unica è la realtà nella maggioranza dei cantoni svizzeri. Ancora di recente diversi cantoni hanno abbracciato questo progetto di unificare tutte le polizie, avendo anche loro delle cospicue polizie comunali, per l'obiettivo quello di essere più presenti sul territorio a tutela della nostra sicurezza. Abbiamo avuto una grossa partecipazione al suo funerale, un anno dopo siamo ancora stati in grado di raccogliere 1000 persone attorno al suo ricordo, sicuramente un segnale di forza di questa sua personalità che ha, tra virgolette, attirato molti cittadini, tra cui anche Norman Gobbi. È da 18 anni che faccio politica e da 18 anni che sento queste critiche contro le varie anime della Lega. Penso che sia comunque un'essenza del nostro movimento quello di avere chi ha più una sensibilità in ambito sociale, che non vuol dire che anche chi come sottoscritto magari è sempre stato indicato anche da Nano come la derecha del partito non abbia una sensibilità. Beh, sicuramente di concludere alcuni progetti, penso ai messaggi ancora pendenti davanti alle commissioni con il Tribunale Penale Cantonale, ma anche la legge sulla prostituzione. Penso però anche a porre le basi per l'ulteriore sviluppo del progetto di giustizia 2018 con i rapporti che arriveranno dai gruppi di lavoro. Penso però anche all'aspetto della sicurezza con la polizia cantonale e le scelte che dovremo fare di tipo strategico. Vi ripresenterò anche perché i temi di questo dipartimento sono difficilmente di breve durata e quindi hanno bisogno di una conduzione almeno su 2 o 3 legislature, anche perché i progetti, soprattutto nel Dipartimento di Istituzioni, non sono di breve termine ma soprattutto di medio termine.